numero 5 Berci, e ora siamo al tredicesimo corner, ancora un'uscita da parte di Groff con il pallone che ora viene governato da Benarrivo. Osio, Benarrivo trova lo spazio sulla destra, ancora un traversone, Faustino Spria, ed è il gol del Parma. Finalmente possiamo dire il Parma va in gol e lo fa con Aspria. È stato merito di Benarrivo che è riuscito a mettere in mezzo, a mettere in area, rivediamo, un pallone invitante, lo stacco di Aspria che brucia in elevazione i difensori dell'Uipest e il Parma si ritrova in vantaggio con Aspria. Ancora la ripetizione del gol. Vicino a noi in cabina Giorgio Gandolfi, che da poco tempo è diventato, l'ha detto alle pubbliche relazioni l'ufficio stampa del Parma, 11.609 paganti per circa 410 milioni di incasso. Comunque Parma risponde, ha risposto direi piuttosto bene a questo secondo match internazionale al Tardini. Intervento di Hatzel, il tutto al 24esimo minuto. Da quest'altra angolazione va a cercare il pallone naturalmente, ma trova le gambe di Dichiara il numero 3 Hatzel. È pronto Melli, lo accompagna tutto il Tardini in questa sua rincorsa. Pallonetto, traversa, ha cercato il colpo sotto alla Föller, alla Vialli. Melli superato la linea di fondo, rivediamo la battuta di Melli, colpo sotto, e in effetti è scavalcato sì dal pallonetto Groff, ma non abbastanza, e questa volta è la traversa che respinge la conclusione di Melli. Veramente sfortunato questa sera, si è trovato sulla sua strada praticamente sempre Groff.